Buongiorno, sono andato a vedere le 8:40 di sabato 9 novembre. È già da un po' che camminiamo, infatti mi ho già trovato qualche mazza di tamburo, ma ora finalmente ho scappottato. Ora vediamo se scappotta anche Bea. Speriamo. Siamo in un nuovo bosco. Sempre più o meno dalle mie parti, però siamo più bassi rispetto a me, alle mie zone, diciamo. Questo è tutto interrato. Non volevo romperlo. Bell'Edulis, bello fresco, bello bello come inizio, direi che non è male. E noi continuiamo. A dopo. Stiamo scendendo verso la macchina perché qua gira e gira, ma ci sono solo mazze di tamburo. Allora volevamo andare a cambiare posto, ma qui un signorotto mi ha voluto salutare prima di uscire dal bosco. Vabbè, è bello sano. È venuto a vedere la mazza di tamburo e ho trovato lui. Continuiamo. Signori, anche Bea è scappottato in grande stile. Allora, fratello piccolo, anzi, figlioletto, il papà. Non vuole uscire. Ai ai ai, il fratello dietro. Sono attaccati. Sembrava strano. Allora facciamo solo una foto. Una bella fotina, guardate che meraviglia. C'è una radice che passa qua in mezzo. Vabbè. Vabbè, adesso la togliamo. A dopo, ragazzi. Signori, no, non sono guarito. Guardate qua. Peccato che sia piccolo. Che lo lasciamo. Trovato Bea. Guardate che bello. Ne stanno uscendo, eh. Speriamo che non vada troppo sotto la temperatura. Ah, dopo. Ci eravamo concentrati sul piccolino qua e non avevamo visto il fratello maggiore. Lui viene con noi invece. Guardate che bello Edulis fresco. Vabbè,
E noi continuiamo. A dopo. Eccoci qua ragazzi, è pomeriggio del 9. Abbiamo mangiato con mia nonna, adesso siamo a farci un giretto nei nostri boschi. Guardate qua che spettacolo, questo ovviamente lo lascio. Però, guardate, vedete la forma della pietra? È questa qua. È cresciuto e l'ha spinta, ha spinto giù la pietra. Sono veramente una forza della natura. Vabbè, noi continuiamo. A dopo. Eccone qua un altro, purtroppo. Anche lui da lasciare qui, più piccolino. Chissà se oggi pomeriggio troviamo. Chissà se oggi pomeriggio almeno uno da portare a casa lo troviamo. A dopo. Buongiorno ragazzi, siamo al pomeriggio del 10, domenica 10 novembre, siamo venuti in un altro bosco così dopo pranzo a fare due passi. Bea è già scappottata, purtroppo quello che era vicino con l'acqua è andato, ma lui invece si salva. Guardate che bello. Un bel Edulis. E noi continuiamo. A dopo ragazzi.